effetti sono quelli più tangibili che molte aziende, soprattutto dell'agroalimentare, hanno in programma di continuare con attività consortili, eccetera, a fare attività di co-marketing con il brand Irpinio. E questo è un fatto fondamentale perché hanno capito il valore aggiunto che ci può essere. Chiaramente è ancora troppo presto per immaginare che ci possono essere dei risvolti economici nell'immediato, però insomma le leve principali, che appunto la brandizzazione, il fare squadra, il fare rete e l'insegnamento dell'Expo, credo che sia chiaro a tutti, e molte imprese, soprattutto quelle più attente, già stanno facendo proprio questa filosofia, ed è la filosofia che la Camera di Commercio già dal 2016 andrà a sposare. Il primo appuntamento chiaramente sarà il Vinitaly. Senza un gioco di squadra non si va da nessuna parte, qualsiasi siano le iniziative di tipo culturale, economico, sociale. E infine dobbiamo far patrimonio dell'insegnamento dell'Expo. Se l'Expo ci dice che il prossimo ventennio lo sviluppo passa tra il rispetto dell'ambiente, le tipicità, la natura, bene, è chiaro che questa è anche un'indicazione di carattere economico e sociale verso il quale tutti quanti ci dobbiamo poi confrontare. Questo è un buon messaggio che dobbiamo dare anche ai giovani che vogliono investire nella nostra provincia. Il segnale dell'Expo e i contenuti dell'Expo saranno poi la sfida dei prossimi anni. Credo di sì, ognuno fa le proprie scelte, poi tutti quanti andremo avanti, ci sarà un TAR Salerno che giudicherà. Domani ha annunciato un'altra conferenza stampa. Vabbè, ho capito, però io oggi voglio parlare dell'Expo. Però oggi stiamo parlando di Expo, parliamo di cose positive, perché se oggi la dialettica ha un senso, però oggi stiamo parlando di un qualcosa di positivo che l'Irpinia è 600. Allora, in questa attività dell'Expo sono venute nell'installazione Irpinia 600 persone. 600 persone che a vario titolo hanno raccontato una storia, hanno contribuito a presentare l'immagine dell'Irpinia. Ecco, in questo momento, oggi un giorno di ringraziamento a queste persone, vorrei che voi giornalisti evidenziate soprattutto questo fatto.